Nell'angolo nord-occidentale del lago d'Iseo, lievemente degradante lungo la riva che dal monte scende verso le acque gentili, sorge l'Overe, uno dei 16 comuni che costeggiano le rive del bacino e annoverato dal 2003 nel prestigioso club dei borghi più belli d'Italia. Una cittadina ricca di fascino e storia, caratteristiche che la rendono una delle più apprezzate località di villeggiatura dell'intera Lombardia. Se numerosi sono i ritrovamenti che ci permettono di ricostruire l'attività umana nei primi secoli dell'era cristiana, l'Overe conserva oggi un impianto urbanistico e architettonico di schietta connotazione medievale. Oggi si conservano parecchi resti, soprattutto per quanto riguarda le torri civiche e le torri della cinta muraria all'interno del paese. Questo è il borgo antico, che quindi ha un'epoca medievale come formazione, intorno al quale si è poi distribuita la parte più moderna, successiva, per arrivare all'Ottocento con l'espansione oltre i confini della cinta muraria e la Lovere moderna che si distende anche sulle colline a monte del paese. Una stratificazione chiaramente leggibile passeggiando per le vie del borgo che si snodano attorno a Piazza Vittorio Emanuele II e conservano ancora un numero consistente di ardite torri. Sulla torre civica, con il suo bell'orologio, troneggia nettamente il leone di San Marco. Nel 1442 l'Overe fu annessa al territorio della Serenissima Repubblica di Venezia, a cui rimase fedele e ben ripagata fino all'avvento delle truppe napoleoniche. Nel volgere dei tre secoli di dominazione veneziana, l'Overe vide incrementare con decisione la portata dei propri traffici commerciali, legati soprattutto alla produzione e al commercio del panno di lana, destinato ai mercati dell'Europa centrale. Una ricchezza che diede impulso ad una rinnovata stagione di rapida urbanizzazione, con la nascita del quartiere rinascimentale e l'edificazione dell'imponente Basilica di Santa Maria in Valvendra, nota tra i loveresi con l'affettuoso soprannome di Chiesone. Edificata tra il 1473 e la prima decade del Cinquecento, la basilica presenta linee classicheggianti rinascimentali di esplicito gusto lombardo-veneziano. La navata centrale, sormontata da uno scenografico soffitto a botte, affrescato a cassettoni, conduce al presbiterio. Oltre la maestosa cancellata cinquecentesca, svetta l'altare maggiore, mentre a destra è collocato il pregevole organo opera di Francesco Bossi. Numerosi sono gli edifici sacri che punteggiano le strade di Lovere e i principali monumenti sono tutti dedicati a sante. Dall'antico monastero di Santa Chiara, che accoglie le suore di clausura da oltre 450 anni, al più recente santuario delle sante loveresi Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa. Consacrato il 1 ottobre 1938, l'edificio in stile neogotico è ricoperto all'esterno di granito rosa e sovrastato da uno svettante campanile. All'interno, la fulgida esplosione di colore e d'oro si spande dalla fitta trama di mosaici che raffigurano teorie di vergini e martiri. Un'altra cappella loverese merita di essere annoverata nel tour attraverso le bellezze artistiche e culturali. A pochi passi dalla riva del lago, nel cuore dello splendido palazzo neoclassico dell'Accademia Tadini, è conservata la pregevole opera del Canova denominata Stele Tadini, ultimo capolavoro dello scultore veneto.
un'opera realizzata in onore di Faustino Tadini, figlio scomparso in circostanze tragiche del conte Luigi Tadini, uomo di scienza e di lettere, che a Lovere costruì la propria dimora destinandola alla sua morte all'uso di Accademia delle Belle Arti. Dall'antica e radicata amicizia col Canova scaturì un florilegio di opere di natura intellettuale ed artistica. Dal fortunato volumetto di Faustino Tadini, prima attestazione critica della fama dell'artista, al bozzetto in terracotta della Religione, modello per la grande scultura destinata al monumento a Clemente XIII in San Pietro. La galleria dell'Accademia di Belle Arti Tadini conserva ancora intatta l'identità dell'antica abitazione nobiliare e svela innumerevoli tesori. Dalle antichità alle porcellane, dai numerosi reperti di arte sacra ai cimeli risorgimentali, fino ad alcune tele di Francesco Hayez. Dal 2013, inoltre, è stata riaperta al pubblico la storica Biblioteca del Conte, mentre prosegue, inalterata dopo quasi 200 anni, l'attività delle scuole di belle arti, musica, pittura e disegno. Dal 1927 l'Accademia ospita una prestigiosa stagione concertistica che attira artisti di fama internazionale pronti ad immergersi nell'atmosfera mediterranea e nell'intimo romanticismo di questa breve costa. Lovere è uno dei luoghi più romantici, per quanto ha detto Lady Wortley Montagu, una scrittrice inglese che ha soggiornato nella seconda metà del Settecento nel nostro paese, definendolo appunto uno dei luoghi più romantici che lei avesse conosciuto. Essendo una viaggiatrice in quella fine del Settecento in parecchi paesi europei, c'è da credere quindi che la sua espressione non è soltanto un'espressione letteraria, ma una vera e propria constatazione che le piaceva trasmesso alla figlia in Inghilterra, e quindi noi oggi definiamo Lovere uno dei luoghi più romantici che il visitatore può conoscere. A pochi passi dall'Accademia di Belle Arti si apre il vasto spazio del porto turistico, una fra le più grandi e moderne strutture portuali europee collocata in un contesto lacustre. Il porto turistico nasce agli albori del 2000 grazie a finanziamenti europei, viene riqualificata una zona prima dismessa con la costruzione di ormeggi in acqua e di un cantiere di rimessaggio all'avanguardia che attualmente è uno dei più attrezzati del lago di Iseo e non solo. Abbiamo 250 posti barca in acqua e un centinaio all'interno del cantiere e del rimessaggio. Il nostro porto offre sport a 360 gradi, quindi sport d'acqua, canottieri, vela e possibilità di uscire in barca sia a motore che a vela, e sport di terra, quindi calcio, tennis e quant'altro. Quindi un'esperienza sportiva e di divertimento che copre l'intera fascia degli sport. Insomma. Un luogo ideale per intraprendere un articolato percorso di formazione all'acquaticità, anche grazie alla moderna struttura delle piscine che oggi occupano l'area che i loveresi hanno storicamente sempre dedicato alla balneazione. Arte, cultura, natura, sport, salotto e mercato, ultimo tassello di una vocazione che anima questo ricco centro commerciale naturale. L'antico spirito mercantile di Lovere sostiene la struttura sociale, ravvivando le vie del borgo con un'ampia offerta tra ricettività contemporanea ed antichi mestieri. Il commercio loverese ha origini antichissime. Già dal XV secolo, infatti, si conosce un momento di sviluppo legato al commercio della lana. Nel secolo successivo, poi, la piazza 13 Martiri fu il teatro del mercato settimanale, dove si commercializzava soprattutto miglio, segale e frumento. Dal secondo dopoguerra, le attività commerciali e artigianali sono cresciute esponenzialmente.
e si sono sviluppate soprattutto nella piazza 13 Martiri sul Lungolago e nel centro storico, diventando poi un punto di riferimento per tutta la zona, il Lungolago, il Lago d'Iseo, la Val Camonica e la Val Seriana. Attualmente il comune di Lovere conta ben più di 140 attività ed alcune esistono da più di 50 anni, ma ce ne sono anche di più antiche. L'ultimo, immancabile capitolo di una completa visita a Lovere riguarda il ricco calendario di eventi che scandiscono l'intera annata. Abbiamo eventi culturali, eventi artistici, eventi storici, eventi sportivi, per tutti i gusti e per tutte le età. Nel mese di settembre, tutti gli anni, è presente a Lovere il Memoria Stoppani, un evento veramente molto bello dove tutte le persone le troviamo con il naso all'insù ad ammirare queste bellissime acrobazie dei piloti che sorvolano il lago durante tutta l'intera giornata. Da non perdere per gli amanti della settima arte, la kermesse cinematografica Corto Lovere, che richiama sulle sponde del Lago d'Iseo artisti di fama internazionale, al quale si sommano altri due momenti di intrattenimento, il primo sportivo, il secondo emozionale. Possiamo ricordare la Sarnico Lovere Run, questa meravigliosa competizione sportiva, dove è possibile godere del lago grazie anche alla chiusura della strada e percorrere da Sarnico fino a Lovere tutte le vie del Lungolago. Lovere fa parte del club dei borghi più belli d'Italia e quest'anno, per festeggiare il solstizio d'estate, è stato ideato un evento nuovo dallo stesso club ed è stato proposto a tutti e 250 borghi che fanno parte di questa associazione. E devo dire che Lovere era meravigliosa e molto romantica per la notte romantica. Il collegamento tra cultura, cinema e sapori è immediato. Il merito è di Giorgio Beltrami, ristoratore a cui si deve la paternità del piatto che abbiamo scelto di raccontare, le tagliatelle allo scarino, che traggono il nome dall'originaria denominazione della manifestazione Corto Lovere, che ai suoi albori si chiamava per l'appunto e semplicemente Oscarino. In un'occasione in cui avevamo come ospite Lina Wertmüller, quale presidente di giuria, io inventai questo piatto. È semplicemente una tagliatella fresca all'uovo che viene condita con del pesce di lago. In padella andiamo a mettere un filo d'olio e della cipolla. Aggiungiamo dei pomodorini, dei capperi e delle olive del Lago d'Iseo. Saltiamo il tutto per 5 minuti. Quando il sugo si è ben raddensato, aggiungiamo persico e salmerino. Sono del nostro lago e sono il miglior pesce che il lago ci dà. Buttiamo in acqua bollente la pasta fresca, che ha una cottura di circa 3 minuti, che è anche la cottura che coincide con la cottura del pesce. Dopo 3 minuti metteremo tutto nella pasta e faremo saltare in padella. A quel punto le tagliatelle sono pronte. La ricca e stratificata Lovere, lembo di Mediterraneo all'imboccatura della Val Camonica, è accarezzata dalla brezza leggera del lago che si placa a sera sulla riva di uno dei borghi più belli d'Italia.